emergenza Covid e sanità locale, il dottor Luigi Mandia mette in evidenza l'importante ruolo del territorio nell'affrontare la crisi. Sassano, 7 persone riunite per discutere del piano di inclusione per i bambini con handicap, segnalato come assembramento la delusione della preside. Teggiano, sit-in degli ambulanti, vogliamo essere ascoltati, non siamo invisibili. Auletta Nova annuncia i lavori sulla SP94A tra le contrade Ponte e Mattina. Atena Lucana, da domani i dialoghi in musica, primo appuntamento le Brigantesse. Bentrovati al nostro telegiornale, apriamo con la sanità, crisi epidemiologica affrontata e, seppur con il dolore di alcune perdite subite, si può dire superata, visti gli oltre 150 casi accertati nel Vallo di Diano. Il dottor Luigi Mandia, direttore sanitario del Luigi Curto di Polla, traccia un bilancio di questi 2 mesi di emergenza, rimarcando l'importante ruolo e la generosità del territorio. Passata la fase più critica dell'emergenza coronavirus, è ora tempo di bilanci. Il Vallo di Diano si è dovuto trovare ad affrontare una crisi epidemiologica che ha sicuramente messo a dura prova anche il servizio sanitario locale ed in particolare l'ospedale Luigi Curto di Polla, che, viste le notizie provenienti dal nord Italia e visti numerosi casi registratisi nel Vallo di Diano, con circa 150 casi accertati rispetto ad una popolazione che, visto il momento del diffondersi del coronavirus, faceva comunque registrare un elevato numero di fuori sede, ha messo in allarme e preoccupato l'intero personale per i timori di non riuscire a curare tutti i malati. La fase emergenziale è stata invece superata, potendo contare sull'aiuto provvidenziale di grande generosità di un territorio che, appena comprese le difficoltà dell'ospedale Curto di riuscire a reperire tutti i mezzi e le attrezzature necessarie a curare i pazienti in sicurezza, non ha fatto mancare il suo apporto e la sua vicinanza, con donazioni continue e costanti e che tuttora proseguono. Il dottor Luigi Mandia, direttore sanitario del Luigi Curto, evidenzia come il ruolo del territorio nella gestione delle emergenze epidemiologica che ha duramente colpito il Vallo di Diano è stato fondamentale ed ha messo ancora una volta in evidenza la grande generosità della gente del posto. La generosità di questo territorio ci ha aiutati ad uscire da un momento terribile, che è quello di un paio di mesi fa, quando la situazione relativa all'aggressività del virus era terribile. Questo territorio non ci ha mai abbandonato e ci ha consentito di aiutare tutta la nostra popolazione, perché oltre ad aver accudito gli ammalati, ad averli curati, noi chiaramente siamo stati attenti anche a non diffondere il contagio. Quindi questa è stata la condizione che ci ha resi vincenti, in un'ottica dove ritengo che in questo territorio veramente si sia riusciti a dare il massimo. Il massimo si è dato in collaborazione, grazie all'aiuto e alla collaborazione di una popolazione che ha la solidarietà come momento, come dire, di rapporto nel proprio DNA. La nostra popolazione è quella dove, se si mangia, ci si accomoda, in una casa c'è sempre ospitalità. Questo buon cuore della nostra gente ci ha fatto superare anche l'emergenza più terribile che si sia mai presentata, credo, nella storia dei tempi moderni. 7 persone si erano riunite a scuola, peraltro in un'aula ampia, per stilare il piano annuale di inclusività. Qualcuno lo ha segnalato come assembramento. Si dice molto delusa la preside. Vediamo i dettagli. Incredibile ma vero, ai tempi del Covid ci si ritrova a dover fare i conti con denunce di assembramenti, anche quando poche limitate persone riunite in sicurezza e a distanza che superano i 2 metri l'uno dall'altro sono insieme per discutere della formazione dei bambini che, affetti da patologie disabilitanti, rischiano di essere ulteriormente penalizzati da una didattica a distanza che non possono seguire. È accaduto a Sassano e a denunciarlo la stessa dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Falcone, Patrizia Pagano, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Si pensava che l'emergenza coronavirus potesse risvegliare un sentimento di umanità nei confronti in particolare di chi è meno fortunato e che, più di tutti, ha subito in maniera anche devastante l'emergenza. Pare invece che il Covid ha portato ad un accrescimento del sentimento di diffidenza e paura.
Nel post la preside Pagano ha ben spiegato come si è svolto l'incontro, che aveva come tema la definizione del piano annuale di inclusività, la cui scadenza per la sua redazione è a breve e che peraltro deve essere redatto obbligatoriamente per legge. Un piano che va redatto anche alla presenza delle famiglie e dei coordinatori, che in questo caso non erano stati convocati proprio per via delle norme di distanziamento sociale ed antiassembramento. Erano quindi soltanto in 7 all'incontro che si è svolto, pare, in un'aula di vaste dimensioni, consentendo a tutti di posizionarsi a debita distanza. Peraltro nel gruppo di 7 erano anche presenti una coppia, marito e moglie. Dalla dirigente scolastica inoltre viene evidenziato come i temi in trattazione riguardavano in particolare le azioni da adottare per i bambini con handicap, per i quali è impossibile la pratica della didattica a distanza, che provoca un ulteriore ritardo nell'apprendimento e nella formazione per i piccoli. Temi pertanto particolarmente delicati e che a tutela della privacy non possono essere trattati utilizzando piattaforme virtuali che non possono garantirla. Una riunione che, secondo quanto spiega la preside Pagano, è stata poi interrotta dall'arrivo dei carabinieri, che avevano ricevuto segnalazione di una riunione che poteva costituire assembramento. Gli stessi militari, fa sapere la preside, hanno poi ritenuto valide le motivazioni esposte dalla dirigente scolastica. Sul post si legge come l'Istituto Falcone ha sempre riservato all'inclusione e alla legalità il massimo valore, a cui la dirigente continua a credere, anche se dalle parole emerge un sentimento di disillusione, ritenendo che tali valori pare siano ormai un sogno solo della stessa Patrizia Pagano. Si percepisce anche un piccolo sentimento di delusione e rabbia. Potremmo accusare la dirigente scolastica, si legge, anche di omissione di atti d'ufficio, perché quel piano annuale dell'inclusività non darà le risposte che solo una vera istituzione scolastica autonoma prevista dalla legge, o almeno nelle migliori intenzioni del legislatore, può dare. Quel piano di fatto non ci sarà, ma continuerà a essere una mera elencazione di buoni propositi. Mi dispiace, dichiara in conclusione, per i ragazzi, per le famiglie, per chi crede ancora che si possa migliorare, per la scuola e quindi, permettete, anche per me. L'estate cilentana sempre più complicata, o forse no? Il capogruppo di minoranza di Sapri, Giuseppe Del Medico, annuncia l'esclusione delle fermate del Frecciarossa sulla tratta Torino-Reggio Calabria, ma dal sindaco Antonio Gentile arriva invece la smentita, assicura la conferma della tratta Milano-Sapri. Non ci sarà più il Frecciarossa a portare turisti nelle zone turistico-balneari della provincia sud di Salerno, o forse sì. Nel pomeriggio di ieri il post del capogruppo di Sapri Democratica Giuseppe Del Medico, che annunciava di un'ennesima beffa per il territorio per l'assenza di fermate nei comuni cilentani e del Golfo di Policastro del Frecciarossa Torino-Reggio Calabria. Dopo poche ore arriva la smentita del sindaco di Sapri Antonio Gentile, che invece rassicura, non senza nota polemica, sulla conferma del Frecciarossa Milano-Sapri finanziato dalla Regione Campania, annunciando la pubblicazione dell'orario a breve. A far lanciare l'allarme al consigliere Del Medico l'istituzione di Trenitalia del collegamento Frecciarossa Torino-Reggio Calabria, passando per la Campania ma con solo 3 fermate, di cui 2 a Napoli ed una sola ed unica sosta a Salerno. Esclusa quindi dalla tratta la costiera cilentana, che al momento può contare solo sui collegamenti ferroviari di Italo e che partiranno il 14 giugno nella tratta Torino-Reggio Calabria con fermate intermedie nei comuni cilentani. Restiamo in quarantena, dice Del Medico, nessuna fermata dopo Salerno, una decisione inaccettabile che penalizza la nostra città e l'intero territorio dopo l'esclusione di Sapri dai 2 Frecciargento Bolzano-Sibari. Ancora una mortificazione continua, che ha il suono di campane a morte per un territorio che deve affrontare la più grave crisi sociale ed economica dopo il dopoguerra. È necessaria una reazione forte e coraggiosa da parte delle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali e delle associazioni sindacali e di categoria per difendere i nostri diritti. A distanza di qualche ora arriva il commento del sindaco di Sapri Antonio Gentile, che attacca la minoranza dichiarando che sperava che il Covid avesse creato un'atmosfera di proficua e costruttiva collaborazione, scoprendo invece con l'arrivo della fase 2 come tutto sia tornato nuovamente ad essere basato sugli attacchi. Nel commento, evidenziando il silenzio della minoranza sui finanziamenti ottenuti per effettuare i lavori, annuncia di aver ricevuto rassicurazioni in merito all'arrivo a Sapri del Frecciarossa. Il problema per l'opposizione diventa stavolta che il
Frecciarossa Trenitalia non duplica la fermata sulla stessa tratta. Ansia da prestazione. Rassicuro tutti che il servizio Frecciarossa Milano-Sapri, finanziato dalla Regione Campania, è confermato anche quest'anno e a breve sarà presente nell'orario. Da oggi riparte l'attività degli stabilimenti balneari in Campania nel rispetto dei protocolli di sicurezza che impongono almeno 10 metri quadrati per ombrellone e 1,5 metri minimo tra sdraio e lettini, salvo che non si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. L'accesso agli stabilimenti balneari dovrà avvenire tramite prenotazione e i nomi verranno conservati per 14 giorni. I bagnanti indosseranno la mascherina all'ingresso e all'uscita, è quanto stabilisce un'ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che prevede anche la fruizione delle spiagge libere previa adozione da parte dei comuni di norme per limitare e controllare gli accessi. Andiamo avanti, continua il botta e risposta sulla questione delle tariffe del consorzio di bonifica Vallo di Diano e Tanagro tra il presidente Beniamino Curcio e il delegato della regione Paolo Gallo. Vediamo. Sono costretto a ritornare sulle tariffe dei tributi del consorzio di bonifica perché il presidente del consorzio, nella sua intervista rilasciata a Uno TV il 20 maggio scorso, ha detto almeno due cose sulle quali occorre che io risponda. Una prima cosa, il Presidente, riferendosi a me, che faccio lettere aperte e che sono amministratore del consorzio da almeno 10 anni, ha detto che solo ultimamente sto chiedendo tariffe basse per i tributi. Non è così. L'ex Presidente Allegro, il Direttore Generale e altri possono testimoniare la mia costante e ferma posizione a mantenere basse le aliquote per la bonifica. È stato sempre così fin dal 2006, anzi sono stato anche uno dei maggiori sostenitori dell'abbassamento dei tributi sui fabbricati e in quell'epoca, nella consiliatura 2006-2011, applicammo anche una riduzione del 15% sui fabbricati. Per la bonifica poi, dal 2006 al 2017, gli aumenti sono stati fatti grosso modo secondo gli adeguamenti ISAC, quindi non c'era niente da dire, non c'era motivo di contestare, visto che le tariffe si erano anche ormai storicizzate. La seconda cosa che voglio precisare, il Presidente nella stessa intervista ha sostenuto che le tariffe per la bonifica stabilite per il 2019 e per il 2020, quelle per il 2019 arrivano le bollette in questi giorni, sono le stesse tariffe applicate nel 2011, però adeguate e quindi aumentate secondo gli indici ISTAT. Magari fosse stato così. Se fosse così io sarei stato d'accordissimo, avrei votato a favore. Ma così non è, perché gli aumenti applicati sono di molto superiori agli indici ISTAT. Infatti, se si fossero applicati gli indici ISTAT per il 2019, avremmo avuto un aumento delle tariffe dell'8,2%. E per il 2020 avremmo avuto un aumento dell'8,7%. Invece gli aumenti per entrambi gli anni sono stati del 20,7% in più rispetto al 2011. Noi mai ci sono stati aumenti così alti. E perciò io e il consigliere che appare nominato dalla provincia abbiamo votato contro. Non si comprende perché il Presidente tenta di farci passare per bugiardi, non racconta come veramente stanno le cose, non fornisce all'opinione pubblica le risposte alle domande che io e Ciappard gli abbiamo posto e non spiega un poco come avviene l'amministrazione. Noi pensiamo che è un diritto dei consorziati sapere come vengono spesi il 1.150.000 euro circa che ogni anno 19.000 consorziati versano al consorzio.
E si è svolto ieri anche a Teggiano il sit-in di protesta dell'Associazione Nazionale Ambulanti, organizzato in tutta Italia. Vogliamo essere ascoltati, non siamo invisibili. Questo è l'appello. Anche la delegazione del Vallo di Deano dell'Associazione Nazionale Ambulanti nel pomeriggio di ieri ha preso parte al sit-in di protesta organizzato in tutte le piazze italiane per far sentire la propria voce al governo. L'appuntamento si è svolto a Teggiano in piazza Portello, nel rispetto delle norme, dunque del distanziamento tra le persone e con la mascherina. Gli ambulanti si sono ritrovati in piazza collegandosi in diretta Facebook con le altre piazze della Campania e del resto d'Italia. Non siamo invisibili, vogliamo essere ascoltati, questo è l'appello lanciato al governo in vista della manifestazione nazionale prevista per il prossimo 3 giugno a Roma, in preparazione della quale l'associazione ha redatto un documento con 8 domande rivolte al governo e rimaste al momento inascoltate. Inoltre gli ambulanti hanno annunciato che a Roma chiederanno di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella. Lo Stato ci ha dimenticati, durante l'emergenza non si è mai parlato degli ambulanti, siamo invisibili. Questo è il grido d'allarme lanciato da Nando Prestigiovanni, presidente delegato Vallo di Diano dell'associazione, e da Pasquale Giuliano, venditore ambulante del Vallo di Diano. Noi stiamo per riprendere il nostro lavoro dopo tante battaglie. Abbiamo fatto 8 domande al governo dove non abbiamo ricevuto risposte. Te le posso elencare semplicemente queste 8 domande che abbiamo fatto senza ricevere risposte da parte del governo, dove noi ci prepariamo per fare la manifestazione il 3 giugno a Roma. Allora, perché il governo nei suoi atti ufficiali dei decreti emanati non ha messo la causa di chiusura dei mercati e delle fiere alla fine del mese di febbraio? Perché gli ambulanti sono diventati una categoria invisibile? Perché nonostante gli annunci non tutti i mercati sono riaperti dal 18 maggio? Perché le fiere non hanno una data per quando potranno ripartire? Perché il governo, dato tanta pubblicità sul fondo perduto, non ha deciso un contributo diretto agli ambulanti come richiesto dall'ANA? Noi avevamo richiesto 7.500 euro per gli ambulanti a posto fisso e 15.000 per i fieristi. Perché il governo non ha eliminato il pagamento della TOSAP, della COSAP e di tutte le tasse, anche dell'INPS, in questo periodo? Perché si prevede un contingentamento degli ingressi nei mercati e nelle fiere, mentre per le vie dello shopping e per i centri commerciali no? A noi dicono che noi creiamo assembramenti all'aria aperta, noi siamo un centro commerciale naturale, noi questo chiediamo al governo, sensi unici nei mercati. Mi sembra una guerra, non mi sembra un'area mercatale dove c'è un gioia di vivere. Noi siamo riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio nazionale, mondiale anzi. Noi siamo qua per manifestare il nostro malcontento, lo Stato ci ha dimenticati proprio praticamente, in tutta questa problematica che c'è stata, in tutta la pandemia, durante la pandemia, se ci avete fatto caso, nei telegiornali, in TV, dappertutto, non si è mai parlato degli ambulanti praticamente, noi siamo invisibili. E comunque ci abbiamo famiglie, abbiamo avuto delle perdite economiche non indifferenti e niente, praticamente per avere questi benedetti 600 euro ci sono voluti 3 mesi, solo quelli abbiamo avuti e basta. E mo adesso, in questo momento che stiamo ripartendo, praticamente stiamo lottando con tutti i comuni, tutti i sindaci, perché ognuno poi interpreta le direttive a modo loro, ci sono 1000 problemi, però lo Stato praticamente a noi non ci tiene in considerazione. Non ci tiene in considerazione proprio come categoria, come lavoratori, come ambulanti, noi non esistiamo. Possiamo annunciarvi di aver ottenuto un grande risultato per Auletta. Dai primi di giugno partiranno i lavori sulla strada provinciale 94A tra le contrade Ponte e Mattina. Ad annunciarlo il capogruppo di Auletta Nova, Antonio Caggiano, che rivendica il risultato grazie alle loro sollecitazioni alla provincia. Buone notizie per la comunità di Auletta. Il tratto cittadino della strada provinciale ex SS94A sarà messo in sicurezza. Ad annunciare gli imminenti interventi di manutenzione il capogruppo di Auletta Nova Antonio Caggiano, che rivendica il grande risultato ottenuto dopo varie segnalazioni alla provincia di Salerno. Ad essere interessata dai lavori sarà la parte che va da Contrada Ponte a Contrada Mattina. L'ente provinciale ha infatti ripreso con i lavori sulla rete viaria dopo l'interruzione dei cantieri per l'emergenza sanitaria epidemiologica che ha
paralizzato l'intero paese. In osservanza della normativa nazionale e regionale, assicurano dalla provincia, si riprende con gradualità e cautela. Riprendono i lavori, dunque ad Auletta arriva la bella notizia che in realtà è attesa da anni: il finanziamento di 100.000 euro per la strada provinciale ex SS94A, dice Antonio Caggiano, rientra in una serie di accordi quadro che la provincia si appresta a far partire, e il cantiere di Auletta è il primo grazie alle nostre numerose segnalazioni. Questo intervento è un intervento da noi sollecitato da tempo. In questo ringrazio il consigliere comunale Gagliardi Donato, che ha preso a cuore questa cosa sin dai primi dissesti più evidenti, con varie missive all'ente provinciale. Martedì abbiamo saputo dell'approvazione di vari accordi quadro per il ripristino delle strade dell'intera provincia. Auletta è risultata essere la prima in questa graduatoria come priorità, proprio perché, come abbiamo sollecitato noi più volte, la strada in questione ora è l'unico accesso al paese per chi viene da nord, e perché poi tra l'altro le criticità che noi abbiamo segnalato attengono a una voragine in contrada ponte molto pericolosa, anche se al lato della strada, ma in una curva segnalata, che però va chiaramente ripristinata quanto prima, anche perché al lato del fiume. E un'altra problematica grave è un muro di contenimento in contrada Mattina che dà evidenti segni di cedimento. Tra l'altro questo muro è posto proprio di fronte a un'attività commerciale e delle abitazioni, e la cosa ci ha sempre preoccupato. Per cui è stato un lavoro di concerto con i consiglieri provinciali, un lavoro diciamo di sensibilizzazione rispetto al problema, quindi ringrazio tutti quelli che si sono insieme a noi battuti per ottenere questo risultato. Torna con una nuova puntata il TG Junior, i piccoli, avvalendosi dell'aiuto di slide preparate da loro stessi, saranno in studio per un approfondimento su tematiche generali. Ci si avvicina alle vacanze estive in cui si dovrà sottostare alle regole anticontagio, e quindi domani, domenica 24 maggio alle ore 15.30, in replica alle 18.30 e poi alle 20.30, Miriam Mea, Francesco Cardiello e con Angelo De Paola vi spiegheranno nella nuova puntata del progetto che li vede protagonisti quali saranno le novità introdotte per accedere agli stabilimenti balneari e quali saranno i regolamenti da rispettare. Una nuova puntata allegra in cui giovanissimi e simpaticissimi aiuteranno i telespettatori, avvalendosi del sorriso e dell'allegria, a muoversi in questo nuovo groviglio di norme che ci proiettano in un nuovo modo di vivere l'estate, il mare e le vacanze. Non perdete dunque il nuovo appuntamento del TG dei bambini. Una puntata che potrete anche trovare sulla nostra pagina Facebook, la pagina di Uno TV. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio. La storia e le vicende dei migranti in Italia raccontate in un libro in presentazione lunedì attraverso una piattaforma virtuale. A partecipare alla redazione del volume anche il giornalista Pasquale Sorrentino, che ha raccontato il punto di vista del Vallodidiano. Il Covid non ferma la cultura, e così lunedì prossimo 25 maggio si terrà la presentazione, seppur attraverso una piattaforma virtuale, di un volume scritto a più mani e che vede il contributo come autori di studiosi e giornalisti insieme per trattare la tematica della migrazione e dei rifugiati. Italia Rifugio, storia, rappresentazione e condizioni dei richiedenti asilo e dei rifugiati a 30 anni dalla morte di Jerry Hassan Maslow. E questo è il titolo del volume curato da Donato Di Sanso, che sarà presentato lunedì alle ore 17 in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom e con diretta Facebook moderata dal giornalista Pasquale Sorrentino, che ha anche partecipato al progetto come autore del libro in presentazione. Per me, dichiara il giornalista del Mattino, si tratta di una seconda pubblicazione e ne sono emozionato. Mi è stato chiesto di scrivere dell'accoglienza nel Vallodidiano e di come viene narrata e recepita. Ho svolto il mio lavoro da cronista, spiega ancora Pasquale Sorrentino, e quindi ho parlato di fatti concreti che sono veramente avvenuti nel Vallodidiano, cercando di esaminare l'approccio del territorio e dei giornalisti. Il libro, come detto, è stato scritto a più mani con il contributo, oltre che di Sorrentino, anche del giornalista Angelo Mastrandrea, di importanti studiosi quali Michele Colucci e Gennaro Avallone,
e attori di primo piano nella mobilitazione sociale e sindacale dei migranti come Marco Omizzolo e Jean-René Bilongo. Il libro è frutto di un'iniziativa nata nell'ambito del progetto Si Proimi del comune di San Pietro Altanagro, gestito dalla cooperativa sociale Iskra. Uscito lo scorso anno, purtroppo non è stato adeguatamente diffuso a causa dell'emergenza coronavirus. Da lunedì parte ora la promozione del volume, i cui contenuti si punta a divulgarli anche in altri eventi che, dichiarano gli ideatori, ci porteranno a riflettere sul valore dell'immigrazione e della presenza straniera per il nostro paese. Il ricavato della vendita del volume sarà interamente devoluto al finanziamento di azioni in favore di persone in condizioni di fragilità. Dopo 9 anni la riapertura della spiaggia della Resima, il comune di San Giovanni a Piro punta su un nuovo progetto turistico che mira a coinvolgere tutta la costa cilentana. Il vice sindaco e assessore al turismo Pasquale Sorrentino ha infatti predisposto un documento di programma per lanciare nei prossimi giorni un nuovo brand denominato Spazi Immensi. Si parla di distanziamento tra le persone per quest'estate, ha affermato, e sulla costa di Scario, ma anche di Sapri, Camerota, Palinuro e della zona sud di Salerno, il concetto di spazio è assolutamente applicabile. Mai come in questo momento il Golfo di Policastro e il Cilento possono essere un unico grande luogo del cuore, con una strategia turistica unica e ricca che mette insieme costa ed entroterra. Ascoltiamolo. Ho in animo di avviare un ragionamento con gli assessori al turismo di tutta la provincia di Salerno, perché quanto più è organica e ricca l'offerta, tanto più possiamo essere competitivi. Questo in ragione di un fatto che oggi la costa del Cilento può rispondere a un'esigenza di spazio inteso come ambito perimetrale. Si chiede ovunque di avere spazio tra le persone, quel famoso distanziamento, non pronuncio la parola oscena, distanziamento sociale meriterebbe come dire, la lapidazione chi l'ha inventato, perché distanziamento sociale è qualcosa di aberrante. Però, scherzi a parte, perché qualche elemento di leggerezza dobbiamo pure introdurlo, il distanziamento si può fare nella costa del Cilento, e come vedi io non parlo di Scario, io parlo di Camerota, di Sapri, di Palinuro, io parlo della costa sud di Salerno, che senza menzionare in termini di competizione altri tipi di altre coste molto più, come dire, reclamizzate della nostra, oggi può sviluppare quella differenza, perché il concetto di spazio qui è praticamente assolutamente applicabile. Io ti faccio vedere con sistemi molto rudimentali un brand che lanceremo nei prossimi giorni, che è Spazi Immensi, eccola qui. Non so, non si legge bene, però fatela immagina di vederlo. Questa è una staccionata che parte nel pianoro di Ciolandrea, che sarebbe il belvedere delle quattro regioni, a San Giovanni a Piro, e ti porta nel Golfo di Policastro, e quindi mai come oggi il Golfo può essere un unico grande luogo del cuore, non più Masanielli e battitori liberi l'un contro l'altro, ma una strategia unica, ricca e che mette insieme costa ed entroterra. Quindi io dico in maniera molto serena che l'estate sarà salvata e sarà la stagione turistica. Non dobbiamo pensare alla stagione degli ultimi 30 anni, è un mondo nuovo che si è aperto. Oggi la vacanza non è soltanto mare, oggi la ricchezza è mare e entroterra, e trekking, e venire nel Vallo di Diano e fare il bagno poi nel Cilento, nella stessa giornata, questa è la nuova frontiera. Andiamo ad Atena Lucana, al via i dialoghi in musica che saranno in versione online. Primo appuntamento domani sera con le brigantesse di Eva Immediato e Daniela Ippolito. Si erano già esibite ad Atena Lucana lo scorso anno in inverno per lo spettacolo Io Frida, l'attrice Eva Immediato e l'arpista Daniela Ippolito, che ora tornano ad allietare il pubblico valdianese, ma questa volta con un evento organizzato online a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19. L'appuntamento previsto per domani, domenica 24 maggio, rientra nell'ambito del progetto Dialoghi, promosso dalla Proloco Atena Nova di Atena Lucana, che per l'occasione ha dato vita ai dialoghi musicali.
musica. Un evento organizzato in vista dell'estate, ormai alle porte, non potendo promuovere nessuna iniziativa per via delle restrizioni post-Covid, si è pensato di intrattenere il pubblico nei prossimi mesi estivi con i dialoghi, che saranno rigorosamente online, pubblicati sui social e fruibili con cadenza periodica. In particolare saranno organizzati degli spettacoli di circa 30 minuti con pubblicazione prevista ogni 20 giorni. In scena ci saranno artisti di ogni genere, dai musicisti agli scrittori, passando per i poeti e gli attori. Tutti saranno coinvolti in un dialogo per un perfetto connubio tra arte e cultura. La manifestazione è aperta a tutti gli artisti del Vallo di Diano che decideranno di partecipare. Un progetto articolato che di volta in volta offrirà al pubblico un momento di svago e di cultura per trascorrere in armonia un'estate che, seppur segnata dalle restrizioni, non sarà certo priva di arte. Il primo appuntamento con i dialoghi in musica è dunque per domani sera con lo spettacolo Le Brigantesse di Eva Immediato e Daniela Ippolito, il racconto della lotta delle donne lucane contro il nascente Stato italiano. Il video dello spettacolo sarà disponibile sulle pagine Facebook e sul canale YouTube della Proloco Atena Nova dalle 21 di domani, domenica 24 maggio. Era questo il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.